che sono napoletano, quindi mi era impossibile non esserci. La seconda cosa è che sono appassionato di musica e questo ovviamente crea una connessione con il film. La terza è che sono amico dei Manetti, quindi per un modo o nell'altro sono un raccomandato, ma al di là sicuramente. Al di là delle idiozie che sono in grado di dire, vi presento innanzitutto il folto gruppo di personaggi che abbiamo qui, Gianpaolo Morelli, uno dei protagonisti. Sbagliare l'ordine dei Manetti, perché sapete sono due e obiettivamente si fa spesso. Prima dice che amico, confusione. No, Serena Rossi. Alessandro Roia. Allora, scusatemi queste stupidaggini, ma rapidamente, il film l'avete visto, quindi c'è poco da che io possa aggiungere, se non che l'operazione che i Manetti, Morelli e Roia hanno fatto è singolare, almeno dal mio punto di vista, perché per anni, da buon critico musicale e da appassionato di musica e da napoletano, ho sempre considerato il mondo neomelodico come un sottoprodotto risibile della grande canzone napoletana. Bene, i signori che qui vedete fanno un'operazione leggendaria, non solo come dire, nel piccolo di un film divertente, bello, interessante, eccetera, ma culturalmente avanzato, perché è il film del riscatto del neomelodico nella maniera più completa, sana e divertente possibile, perché come avete visto, qui chiudo la mia parte da critico musicale, al di là della trama, della storia, è un universo che loro rappresentano, secondo me, nella maniera migliore, cioè con un affetto, una positività che francamente dal nostro punto di vista critico musicale normalmente non è mai arrivata. E forse siamo noi ad essere ingrati rispetto al mondo che viene presentato in questo film. Seconda cosa che volevo dire, che credo sia importante in generale, film come questi nel resto del mondo se ne fanno parecchi, tanti, e sono belli. È un bene, e credo che sia quindi uno dei motivi per cui farò domande ai presenti, che ci siano film che riescano a mescolare, come dire, culture popolari, vere, reali, che sono nel paese, e tirarle fuori, portandole all'attenzione di un pubblico più ampio, con simpatia, ma senza prenderle in giro, cioè perché c'è un rispetto di fondo per tutto quello che viene presentato nel film, che mi sembra sia la nota più importante. Per il resto darei la parola innanzitutto ai fratelli Manetti per come dire, introdurre il motivo per cui siete arrivati a un film del genere, e poi chiaramente al protagonista Alessandro per parlare, come dire, del film in sé. Vado? Vai, nel senso, braccio, no, non c'ho molto perché un film esatto così. No, infatti, in effetti tocchi un tasto vero. A parte che il film nasce storicamente dall'idea di Giampaolo nel periodo che ci si frequentava, cioè ci si frequenta adesso ancora amici. Sì, si frequentava nel lavoro, eravamo amici, diciamo. Quando eravamo amici, e lui aveva questa idea, questo spunto di un poliziotto infiltrato nel mondo dei cantanti neomelodici napoletani, che ci sembrava sempre un'idea geniale. Lui in realtà la spingeva molto, anche perché c'era questa aspirazione di portarci a Napoli, ci diceva sempre: è la vostra città, in effetti aveva ragione. E a parte questo, è un po' quello che tu hai detto, nel senso che noi, in qualche modo, se tu vuoi, tutte le nostre, i nostri film sono dei film di intrattenimento, che cercano nell'intrattenimento, che secondo noi è lo scopo principale più alto di un film, lo scopo esiste per questo, il film, la musica esiste per intrattenere, cioè, cerchiamo sempre di in qualche modo di sfatare qualche pregiudizio, non so come dire, di una cosa che c'è, è comune in tutte le nostre cose, in questo caso è questo pregiudizio qua, che abbiamo sfatato, però ci tengo a dirlo, non pregiudizialmente, per dire, allora, facciamo il fisso dei melodici, sfatiamo il pregiudizio dei melodici. È venuto strada facendo. Strada facendo, nel senso, conoscendo questa musica, innamorandoci di alcune canzoni, conoscendo alcuni musicisti, abbiamo imparato, che un po' quello che dicevi tu, in qualche modo, dicendo quasi di scoprirlo anche tu adesso, che in realtà è una nuova musica napoletana, e questo termine neomelodici chiude questo fenomeno, che è un fenomeno interessante soprattutto per il fenomeno cittadino, che crea uno star system vero, vero, vi assicuro, vero, cioè i cantanti neomelodici non ci uscivamo la sera, non ci si poteva uscire, perché li assalgono, sono anche, questa cosa non so se può suonare come, perché in Italia non si vede mai, sono anche benestanti, nel senso che è stata importante, perché è una musica che produce denaro, che fa stare, noi conosciamo tanti cantanti che hanno fatto i video, a livello nazionale, noti a livello nazionale, che però
se la passano benissimo, arrancano, ne conosciamo tanti. Invece lì c'è un vero mercato che forse in Italia non c'è più. Posso raccontare un aneddoto, essendo io più vecchio dell'intera congrega, ma quando ero piccolo io andavo lì, ne parlavamo l'altra volta, andavano molto di moda gli imitatori erano la parte sana del mercato della musica napoletana, nel senso che il giorno dopo del Festival di Sanremo i dischi delle canzoni di Sanremo e Napoli erano già disponibili, erano uguali, identici, si sentiva cantare, che so, Celentano e Claudio Amori, chi non lavora non fa l'amore, ma non erano Celentano e Claudio Amori, nel senso che due perfetti imitatori, e quindi il mercato alternativo della musica a Napoli, anche legale, perché imitare non è reato, è sempre esistito ed è stato sempre un mercato parallelo molto interessante. Mi interessa sapere da Alessandro, però in realtà voi fate una seconda operazione di riscatto che mi sembra anche molto bella, perché la figura del poliziotto che tu incarni è un sentimentale, cioè duro, preciso, come dire, moralmente inattaccabile, ma anche terribilmente buono, cioè. Sicuramente Pagostillo è un puro inattaccabile, non lo so, perché poi c'è comunque essere raccomandato da mamma, quindi in qualche modo nessuno è poi così inattaccabile, e questo credo che sia poi un po' il fulcro delle azioni del personaggio, il personaggio che giudica in qualche modo perché si sente ferito poi dalla sua città che ama profondamente, dal suo popolo che ama profondamente, però dall'altra parte durante proprio la trasformazione che ha nel film si rende conto che per giudicare qualcosa bisogna avere la conoscenza vera, così come capita quando lui in qualche modo denigra i neomelodici, perché lui è un diplomato al conservatorio, quindi si mette su un piano più alto, no? Poi quando conosce Lollo Love e conosce direttamente, sa che all'interno, come ho scoperto io stesso andando a Napoli, lui Pago viene proiettato in un mondo che non gli appartiene. Pensa ad essere dal punto più basso in assoluto. Sì, cioè praticamente gli crolla il mondo sotto i piedi, perché lui vuole fare il compositore, sta in un bugigattolo della polizia a fare scartoffie, lui che ha paura di qualsiasi cosa diventa un uomo, un action hero, quindi come dire, sta con i neomelodici quando lui pensa solo alla musica più alta, quindi è chiaro, e io stesso capisco benissimo quello che prova, perché lui è stato proiettato in una centrifuga, ma io quando sono arrivato a Napoli con loro praticamente sono stato messo in una centrifuga, perché abbiamo girato con un'energia rispetto alla mia esperienza altissima, in una situazione quasi di guerriglia, perché noi eravamo proprio, come dire, nella strada vera, stavamo per strada sfruttando al massimo i mezzi che avevamo a disposizione, e capisco il sentimento di Pago nei confronti di Napoli, lo capisco, perché è una città che ti stende come quando ti stende un amore, no? Una città pazzesca, bellissima, decadente ad un livello quasi poetico, ma poi dall'altra parte non capisci perché questa città viene quasi mangiata da dentro, dalle stesse persone che dichiarano un amore per lei, e questa cosa mi ha aiutato molto, perché capisco qual è poi la posizione in cui, ho capito poi, credo, qual è la posizione in cui si metteva Paco all'inizio, per poi fare, come dire, una completa rivoluzione. Volevo aggiungere una cosa, no, su guerriglia, sennò sembra che quando giravamo per strada c'era la guerra, invece è l'opposto, siccome no, molti dei film, però volevo specificare per dire una cosa su Napoli, molti degli ultimi film dell'ultimo periodo italiani su Napoli, sulla Campania, sono tutti girati fuori dal centro di Napoli, no? Pensiamo a Gomorra, pensiamo a tanti altri, Scampia, anche se Fiction TV si fanno ormai, insomma, Napoli si gira poco al centro per vari motivi. Uno, perché ormai si vede solo Napoli come una cosa di cronaca nera, no, la criminalità, la corruzione, la spazzatura, insomma, questo penso che Napoli ha talmente tanti pregi molto più forti di questi difetti che quando vai a Napoli non li senti neanche queste cose. Ma seconda cosa, non si gira più al centro di Napoli perché si pensa che non ci si riesca, perché sia complicato per il caos, perché ti chiedono i soldi per strada, invece tutto questo noi non l'abbiamo, cioè il terzo di guerriglia è il nostro modo di fare cinema, rimanete, esatto. Il guerriglia filmmaker, ma quello lo facciamo a Roma, a Napoli, a Bologna e in Veneto. Invece
Il Napoli è stata una pace totale e uno spirito di solidarietà con le persone per strada, non nostro, loro verso noi, ci aiutavano, ci hanno messo in condizione di lavorare in maniera semplice, proprio facile lavorare. Sì, lui dice così perché sulla bicicletta in mezzo all'incrocio ci stavo io, a 300 metri, chiaramente è facile, mentre le macchine mi sfrecciavano, è facile. Una parentesi stupida, un'aneddoto stupida, che noi siamo stati adesso, che abbiamo anche una notizia, siamo stati adesso in Israele al Festival di Tel Aviv con il film, che quindi dico pure tra parentesi che il film ha ricevuto un'accoglienza incredibile in Israele, cioè veramente stupito, hanno dovuto aprire nel cinema dove si proiettava il film, altre sale perché c'era troppo pubblico, e alla fine abbiamo stanno noi ci sarà un rapporto fantastico. Però volevo dire un'altra cosa, che a Tel Aviv si va in bicicletta, noi abbiamo, ci hanno dato delle biciclette, no? Ed è vero, e a un certo punto c'era una Tel Aviv, una città piatta, no? Napoli no. A un certo punto c'era una piccola salitina e io sono morto e ho pensato, ma come faceva Alessandro? Ma invece ho fatto sto pensiero perché c'è sta scena in via, come si chiama la via quella in salita? Napoli, qual è la via? No, quella dove, là in zona Piazza del Gesù, insomma, no, quella via. No? Vabbè, una via, tu fai sta scena che a un certo punto sali senza le mani, che fai così, e ho capito che quella è stata l'impresa più difficile della interpretazione del film. Scusate la parentesi. Senti, approfitterei dello sceneggiatore, soggettista, dell'autore Massimo. No, sono curioso. Lo sceneggiatore parte Michelangelo La Neve. Raccontare due napoletanità di questo. Esatto, io sono curioso da questo punto di vista in quanto napoletano, cioè è vero che oramai gran parte di noi, cioè i napoletani stessi, o emigrati nel senso che sono allontanati dalla città, o autori, sfruttano obiettivamente la crisi palese della città per scriverne libri, romanzi, fiction, film, eccetera. L'approccio e l'idea di questo film, come diceva e sottolineavano giustamente anche i fratelli, è diverso ed è, come dire, anche sano, nel senso che non c'è il mascheramento del male, nel senso che il male esiste e c'è chi lo combatte, ma c'è anche l'esaltazione di quello che di buono in fin dei conti apparentemente normalmente non si vede. Allora è questa la scintilla da napoletano, allora, che ti ha spinto in realtà la scintilla parte da un po' più lontano, nel senso che Napoli è caratteristica perché a Napoli rispetto ad altre città convivono la Napoli borghese e la Napoli popolare e sono a stretto contatto, nel senso che via dei Mille, via Chiaia confinano con i vicoli dei quartieri di Napoli, quindi via dei Mille e via Chiaia sono le strade invece più in, più ricche, quindi ci sono questi due mondi lontani o apparentemente lontani, insomma, per certi versi poi invece tanto, tanto simili, che convivono forzatamente. Quindi questa era una prima scintilla. Poi da napoletano io ho vissuto la musica napoletana, nel senso che l'ho inevitabilmente ascoltata e subita. E come diceva prima Marco, la musica neomelodica è semplicemente un genere, cioè io trovavo e trovo che nell'ambito della musica neomelodica ci siano dei cantanti e dei musicisti bravissimi con una grandissima preparazione, infatti alcuni poi riescono a fare anche dei salti in nazionale. E io rimanevo incantato dai video dei neomelodici, quindi vedevo questi video poverissimi ma fatti con tanta grinta, tanta voglia di esserci, quindi a loro modo erano geniali e non si poteva non raccontare questo mondo di queste vere e proprie star che c'è a Napoli, di questi matrimoni infiniti che sono dei sequestri di persone che durano 10-15 ore, questi gamberoni nei vassoi alle 5, alle 6 del pomeriggio, che già fanno il chiuso, magnate, ma perché proprio stanno aspettando a San Martino di 10. Dove arriva la nonna e dice, ma hai mangiato veramente poco, sei malato. Esatto, mangi poco. Esatto, quindi tutta questa napoletanità io ce l'avevo dentro
E ho sempre pensato, perciò poi spingevo tanto, e dicevo a Marco e Antonio, raccontavo di questa storia e volevo tanto che fossero loro a raccontarla, perché io sapevo che loro sarebbero riusciti a calarsi, come sempre fanno, come anche quando fanno quando abbiamo girato insieme Coliandro, loro riescono a calarsi nel tessuto, nella vita della città e dei luoghi che stanno raccontando. Io dico sempre questa cosa, ma non so loro come la prendono, però io non vedevo una Napoli raccontata così bene, così dal di dentro, fatti i dovuti paragoni, dai tempi di Nanni Loi. Certo, qui siamo nell'ambito di un poliziesco comedy, che è tutt'altro genere rispetto a quello che faceva Nanni Loi, ma gli odori, gli umori, i sapori sono veri, vengono veramente dal di dentro, e quindi io di questa cosa sono veramente felicissimo e orgoglioso. E poi questo è un film, come dicevano anche loro, che abbiamo scoperto strada facendo, cioè facendolo abbiamo capito che cosa raccontare, quindi è venuta fuori questo aspetto meraviglioso di una Napoli anche pura, onesta, che di solito non si racconta mai, quindi di una Napoli di artisti che vivono della loro arte, della loro passione, del loro talento, e non per questo devono essere collusi con la Napoli. Dice Giampaolo all'inizio, piccola, sulla convivenza della parte borghese e popolare. Volevo solo dire che se è importante per raccontare il nostro film e per raccontare Napoli, ci siamo accorti quasi dopo, è forse l'unica città italiana rimasta, almeno l'unica città bella italiana rimasta, che un po' la bellezza d'Italia a volte è quasi un dimmi, ad aver mantenuto nella parte centrale la sua identità popolare. Cioè, se tu vai a Roma, a Firenze, a Bologna, il centro non è più Roma, Firenze, Bologna, è una città internazionale asettica dove vengono i turisti. Napoli è riuscita a conservare la parte popolare al centro. Questa è una particolarità molto importante, in qualche modo forse la scintilla. Dovete venire a Genova. Conosco Genova, è vero, hai ragione. Stavo mancando Genova, è vero. Però io penso che prima di Genova dobbiamo andare in Israele, perché ho capito che abbiamo lavoro per svariati anni, parecchi lavori in Israele. Insomma, no, e poi no, volevo dire questa cosa, e quindi felicissimo, anche perché poi io mi ricordo quando ero ragazzo, insomma, andavo a scuola, all'università, nel centro storico, e guardavo questi palazzi, questi vicoli, perché sono di Napoli centro, e dicevo, ogni strada per me era un'inquadratura, e loro sono riusciti a coglierla a pieno. Ecco, questa cosa mi emoziona tantissimo. Allora, a parte che credo che ci siano già delle domande in circolazione, e ne approfittiamo. Salve. Vedo un'altra napoletana. Esattamente, come subito si evince dall'accento, mai perso nonostante i decenni a Roma. E volevo farvi due domande. Una era questa: che cosa secondo voi rappresenta e hanno rappresentato appunto i neomelodici proprio sul piano dei contenuti, cioè nel fatto che il loro successo forse è dovuto alla rappresentazione di un certo mondo, di un certo modo di provare i sentimenti. Quindi volevo da voi proprio la ragione di questo successo. E la seconda è vero, come hanno anche detto e scritto alcuni negli ultimi giorni, che il mondo dei neomelodici e i neomelodici sono ormai minacciati dall'hip hop impegnato napoletano? Grazie. Adesso per la vittoria a Sanremo. Per la vittoria a Sanremo. Guarda, io penso una cosa, rispondo molto brevemente a tutte e due le domande, l'ho già detto in altre interviste oggi, io penso che la risposta in qualche modo alla prima domanda è inclusa nella seconda. Io credo che ci sia molto in comune tra i musicisti napoletani, che io non riesco a chiamare neomelodici, scusatemi, ai nuovi musicisti napoletani, e la cultura hip hop americana, e nel senso che è una musica che parte dalla strada, parte dai ghetti, ed è una musica che diventa un riscatto, contrariamente a quello che si dice nei pregiudizi, un riscatto dalla criminalità, come è stato per il hip hop in America. C'è molta similitudine, quindi credo che questa nuova ondata di musicisti napoletani, che in qualche modo sono legati a questo mondo dei cosiddetti neomelodici, ma che fanno hip hop, come purtroppo c'ho sto vuoto di memoria, che non mi ricordo, Rocco Hunt, che non riuscivo a parlare bene perché non mi ricordavo come si chiamava, Rocco Hunt, come Ivan Granatino, che appare all'inizio del film rappando, sono dei musicisti profondamente napoletani, profondamente legati al tessuto della musica napoletana e hip hop. Quindi secondo me questo è assolutamente uno sviluppo e non una fine della musica napoletana. Davanti a Ernesto mi imbarazzo. No, io sto zitto. Di musica fisseriamente. Cercando di svilupparla, non ci piaceva. E per questo è importantissimo.
bravissimo a citare, perché è proprio l'anima dietro questo film, il produttore Luciano Martino, che purtroppo non c'è più, ma che è l'anima di questo film, la vera di questo film, perché è l'uomo che ha voluto farlo per forza. Ci sono lei e Dania in sala, che sono le figlie di Luciano. Io stanno portando sulle spalle il carrozzone di questo film, perché è un film faticoso anche da portarsi dietro dopo, e dopo tanti tentativi Luciano ha proprio insistito, ci ha quasi precettato, ci ha detto: voi sbagliate, voi dovete fare questo film per forza. E siamo arrivati quasi negli amichevoli ricatti, dopo l'ultimo film che lui ha fatto insieme a lui, ha detto: vabbè, io vi produco questo film a patto che dopo voi facciate quel film sull'idea di Morelli sul Napoli. E in questa gestazione è importante citare di nuovo Michelangelo, che citavo prima, perché diciamo ha trovato la chiave giusta per sviluppare questa idea insieme, per sviluppare questa idea in un film. Però posso? No, volevo dire una piccolissima cosa, non so se quindi l'hanno fatto quasi contro voglia. No, all'inizio quando... fare l'idea di Giampaolo, se vogliamo fare no, contro voglia no, perché l'idea ci piaceva, però all'inizio eravamo eravamo più su altre cose noi con la testa, no? La testa ci girava. Mi dicevano grande, facciamo. No, volevo aggiungere, volevo dire una piccola cosa che non l'abbiamo mai detto. Allora, questo film inizialmente l'idea di Giampaolo, e poi noi come l'abbiamo presentato, abbiamo scritto la scrittura, si chiamava Inside Napoli e non Song Napoli. Song Napoli era un titolo che, di cui ha tanto insistito Luciano. Luciano credeva in questo titolo. Questo titolo, tra l'altro, non è nostro, ma è di Renato Marengo. E poi dopo Ciccio Merola ha fatto una canzone, è una storia che continua, no, si porta avanti, c'è stato un documentario, c'è stata una canzone, adesso c'è un film, ed è bello questa cosa che questo titolo si porta avanti delle cose, tutte su Napoli chiaramente, dato il titolo ovviamente non potrebbe, ed è insomma una cosa che alla fine questo titolo abbiamo diventato il film, è un marchio bello e siamo fieri di avere anche questo titolo. Ne abbiamo gli attori del film qui, ma mi incuriosisce una cosa, in realtà abbiamo parlato di commedia e di poliziesco, ma in realtà i generi sono tre, perché commedia poliziesca è musicale, perché obiettivamente senza la musica non ci sarebbe il film. In Italia è difficilissimo, lo dico a Serena per prima, ma trovare dei ruoli, trovare dei film, trovare delle possibilità in cui gli attori recitano, cantano, hanno la possibilità di essere drammatici, perché il film ha dei toni seri e divertenti allo stesso tempo. Allora, perché secondo te in questo paese, dove al contrario il film con la musica dovrebbe avere ampiamente più spazio? Sì, in teatro è più facile, la commedia musicale, il musical ci permette a noi, parlo per la mia categoria di attori che però magari hanno iniziato cantando, io ho iniziato cantando ai matrimoni, eccetera, facendo... sì, c'è un po' di pregiudizio, ma secondo me più da parte degli addetti ai lavori che da parte del pubblico. Secondo me il pubblico è già un po' più preparato, perché io vedo che le persone mi chiedono: ma quando canti, cioè non è per loro, non è una roba strana, no, vedono Glee, vedono esatto, cioè oltreoceano non solo, no. È così in questo film, è stato bellissimo perché Marco e Antonio, sapendo della mia passione per la musica, mi hanno chiesto anche due brani per la colonna sonora. Quindi, cioè, vedermi sul maxi schermo già è stata, vabbè, per me la prima volta, mi hanno battezzato loro, quindi sono eccitatissima. Sentire anche la mia voce. Sì, c'è anche il disco. Infatti, uno dei brani, che è una canzone, una cover di Enzo Gragnaniello, un altro dei grandi rappresentanti della musica napoletana, è all'interno di un disco che io ho realizzato e che loro mi hanno aiutato a spingere. Insomma, c'è un po' di fatica, si fa un po' di fatica, cioè vieni un po' etichettato in un modo o nell'altro. Infatti, la domanda che mi fanno molti: ma tu vuoi fare la cantante o vuoi fare l'attrice? Ma io non penso che, cioè penso che siano complementari le cose, che una cosa non escluda l'altra. E volevo dire una cosa, che da napoletana, e non lo dico per fare la sbirinata, ma sono profondamente toccata dal vostro modo di raccontare la mia città, dall'impressione, dalle sensazioni che vi ha dato, cioè sembrate più napoletani voi di noi alcune volte. Alessandro, no davvero, hanno colto proprio nel segno, e da napoletana sono proprio orgogliosa di questo film. No, anche tu sei napoletana, quindi no? Alessandro e Paolo, anche l'altro mix è quello di mettere insieme poliziesco e commedia, cosa, come dire, ruolo serio e ruolo leggero, cosa che voi due in particolare fate da sempre, e che mi chiedo, considerate come una condanna o come un vantaggio, cioè quello di non essere definibili in una categoria in questo paese dove al contrario l'attore serio deve fare cose serie? No, per me è un vantaggio, è un vantaggio assoluto, ma anche per Alessandro, ma nella realtà, nella vita, io non sono cattivo, sono una persona
fragilissima, tenerissima. E lui è lo stronzo. Ma ho dato due lui, io sono una persona delicatissima, cioè leggo poesie, compongo fiori di carta, faccio questo. Al contrario, Alessandro è proprio una merda. Cioè, è una cosa. Io la faccio tanto, mangia qualsiasi cosa. Ma tu stai zitto, sta sorella. No, ci siamo divertiti molto. Posso dire una cosa? Il neomelodico non è che è solo napoletano. Cioè, quando io avevo 25 anni ascoltavo Peter Gabriel, Genesi e tutto quanto, c'era mio nipote che ascoltava Nino D'Angelo e io cercavo di convincerlo e di fargli ascoltare altra cosa, anche italiana, non so, il massimo che poteva arrivare era Finardi, fargli ascoltare Finardi. Quindi il neomelodico non è solo napoletano, appartiene anche alla Puglia, alla Calabria e alla Sicilia. Anche a un certo tipo di ambiente, insomma, si ascolta in alcuni ambienti, soprattutto sono molto famosi. Volevo dire questo. Che cosa dici? Grazie Paolo, sei stato bravissimo. No, poi volevo dire questa cosa, no, ricordare che quando esce il primo video di Lollo Love, cioè abbiamo un'esclusiva col Mattino, no? Esce sul mattino.it, vero? Io ho detto una cazzata, non ci sta. Sì? Ma si può dire questa cosa di andare a vedere Cuoricina, il video di Cuoricina girato proprio alla maniera dei neomelodici, cioè quindi quando esce? Al mattino? Ah, che ancora non ci hanno detto quando esce. È sul mattino.it, ma dal pomeriggio oggi? Domani pomeriggio, il mattino, domani pomeriggio. Il primo video di Lollo Love Cuoricina. Se ho capito bene, c'è anche il karaoke di Cuoricina. Ah, ci sarà anche il karaoke forse, quindi è meraviglioso. Questo film veramente poi ha bisogno molto di voi, nel senso di essere, logicamente se vi è piaciuto spingete tanto, perché io non credo che ci abbiamo chissà quante migliaia di copie, insomma è un film che ha bisogno molto del passaparola, quindi se vi è piaciuto ditelo tanto in giro, se non vi è piaciuto ditelo a chi vi sta sulle palle, in modo che prendano pure loro il pacco, insomma ditelo tanto. C'è qualcun altro che ha qualche domanda? Ai due protagonisti non napoletani, quindi Roy e Sassanelli, come vi siete preparati, se vi siete preparati in qualche modo a calarvi così bene tra l'altro nei panni di due napoletani? Innanzitutto con i due registi in realtà all'inizio abbiamo lavorato su una cosa che credo sia fondamentale, che era quella di non cercare un'imitazione o una precisione particolare nel napoletano, ma anzi di trovare questo passaggio in cui noi conosciamo Paco Stillo, cioè in questo momento di pulizia dalla sua napoletanità, e quindi il gioco era quello, inserire delle parole che potessero essere facilmente riconoscibili come napoletane, ma nello stesso tempo anche una sua difficoltà ad esserlo. Infatti nel momento in cui viene si trova nella parte in cui diventa un infiltrato, tutti gli chiedono se lui viene da Milano, e per lui è uno shock realmente questa cosa, perché come dire, si rende conto che in quel momento lui è diventato ibrido per sua volontà, no? Non è più nulla, e questa cosa forse crea il meccanismo di ritorno poi per ragioni di forza maggiore sta immerso nella Napoli Doc, quindi cerca di ritrovare quelle che sono poi le sue radici. E ritorniamo al discorso di prima, la preparazione è stata innanzitutto quella di stare lì ti aiuta tantissimo, essere circondato, essere consigliato dagli altri attori, dalla troupe in particolar modo, dalle persone. Come poi hanno detto loro prima, c'era molta partecipazione in strada, le persone erano ben coinvolte, erano prese bene comunque dal film, e a me comunque come attore mi aiuta tantissimo rubare quei momenti, certe parole, certe espressioni, e in più c'era questo dato specifico che mi hanno dato loro di non essere
un'imitazione del o una dire, precisione nel napoletano, ma cercare quello che era Pacostino in quel momento. Passo la palla. Come? Bravo, bravo. Io no, nel senso che io in realtà sono di Bari, quindi non è che è stato poi così tanto difficile avvicinarsi alla napoletanità, anche se in realtà poi non è proprio caratterizzato napoletano, però è stato molto divertente lavorare con, soprattutto con Marco e Antonio, con loro due, cioè loro due sono due registi, insomma. No, con te no, nel senso, con loro due loro mi davano indicazioni come volevano il personaggio, l'abbiamo costruito su dei pezzi di esseri umani viventi che noi abbiamo contattato nella nostra vita, qualche commissario o qualche impiegato o qualche responsabile, ispettore che noi conoscevamo. Quindi abbiamo messo questi pezzi insieme e abbiamo creato questo personaggio. E basta. Livio, la parte musicale ha un peso, come dire, rilevante. Allora, lavorare a un film del genere che vuol dire per uno come te? Innanzitutto un grandissimo divertimento. Devo dire che ormai non lo sanno con i fratelli Manetti, Aldo De Scalzi, che non c'è. noi ci divertiamo sempre. È sempre un'occasione per inventare nuovi mondi. In realtà un po' dello spirito che è presente in questo film era già presente anche nella serie Coliandro. Se vuoi c'è questo ritorno, diciamo, alle origini, al cinema d'azione degli anni 70, no? Quindi un grandissimo riferimento al funky. Ma Napoli è una città funky. Napoli centrale, Tony Esposito, lo stesso Pino Daniele, cioè viene da quella realtà, quindi era in qualche modo quasi filologico affrontare il film in questo modo, no? Cioè appunto, quindi il recupero di quel tipo di sonorità, no? Che avevamo appunto già in qualche modo interpretato con la serie di Coliandro, e qui vedi che ci sono molte persone che hanno anche lavorato alla serie, no? Giusto per dirne uno, no? E quindi grandissimo divertimento. Il gioco era quello di riuscire a trovare il giusto equilibrio tra la musica originale nostra e la musica preesistente. In realtà ci sono anche alcune canzoni che sono state fatte espressamente, non da noi, per il film. Vorrei ricordare appunto Franco Ricciardi, che peraltro fa anche la parte d'attore. Bisogna trovare appunto il giusto equilibrio. Comunque ormai il nostro connubio è, insomma, consolidato davanti da tanto tempo, per cui a volte non è neanche quasi necessario dirci tante cose, perché sappiamo già qual è lo scopo e l'obiettivo finale. Leandro, per i due registi. Intanto la prima cosa, chi sta bevendo è Marco, vero? Sì. Giusto. Volevo capire. Chi sta bevendo invece è Antonio. Per escluso. Voglio capire, vi siete resi conto che non fate un gran servizio alla camorra? Cioè la camorra esce peggio di tutti, cioè sono ridicolizzati. Vi siete carati, avete fatto un lavoro alla camorra? Abbiamo avuto paura, come sappiamo. Vi siete carati nella realtà? Qualcuno vi ha dato qualche dritta? Sono così pacchiani, sono così cattivi? Oppure sono così stupidi perché mi guardate dentro la villa, voi sono comportati un po' così maldestramente. L'ultima curiosità invece per Sassanelli, conserva questo giubbino della squadra di polizia per affetto, lo stesso, uno simile. No, io volevo questo, ma non me l'hanno dato, non ha dato uno che l'ha trovato loro. Allora, direi che forse mi viene non c'è una volontà fredda in questa cosa, un calcolo, però forse mi viene da dire che forse è il modo più napoletano per combattere la camorra, riderci sopra, come diceva Mao, no? Seppellire sotto una montagna di sate. Forse abbiamo fatto questo alla fine, abbiamo pensato di non raccontare una Napoli senza la camorra, ma di raccontare una Napoli che la distrugge la camorra con l'ironia e con la risata. Però poi ci tengo a dire pure che è proprio il nostro modo di fare cinema. La verità che mettiamo nei nostri film è la verità della vita di tutti i giorni. Noi, i nostri personaggi, cerchiamo di farli più veri possibile, però di raccontare delle storie che sono delle storie di intrattenimento. Quindi la nostra camorra è raccontata come vengono raccontati i cattivi in una commedia poliziesca. C'è
il silenzio canta, sai? Massimo, certo, è molto silenzioso. No, però tanto. Vi ringrazio moltissimo, grazie anche a Cecilia Valmarana che mi ha salutato prima. È un fuori programma. Io, scusate, forse mi ripeto ormai da anni. Dopo aver visto i vostri film, dopo l'arrivo di Wong, l'ultimo Paura per Dio, ogni volta, insomma, dimostrate che forse siete rimasti gli unici in Italia a saper confrontarsi con, a sapervi confrontare con il genere nel vero senso della parola. Vi chiedo se così d'amblè vi viene in mente qualcun altro che ancora oggi può farlo qui in Italia. Dovevo fermare per quello. No. Guarda, non lo so, nel senso che il problema esiste. Non lo voglio portare a noi, capito? Quindi mi metto un po' in imbarazzo. Il problema esiste, io penso che il cinema italiano, più che con il genere, che ormai questa parola è diventata quasi incredibilmente, no? È detta quasi una parola da cinefilo intellettuale, non so come dire, no? Invece noi cerchiamo proprio il contrario, forse sta lì un po' la nostra forza, questa piccola lotta che noi facciamo, è che il cinema di genere, in realtà il cinema di intrattenimento, e quindi forse dovrebbero tanti italiani come noi, che noi speriamo, che amano questo genere ma che fatichiamo, no? Fatichiamo tutti a portarlo avanti. Il mio invito è di ricordarsi sempre che il genere non è né un cinema ultraviolento, spaventoso, agghiacciante, che manda solo messaggi negativi, e né un genere cinefilo totale, una continua citazione di altri film del passato. Ma il genere si deve rinnovare e deve divertire il pubblico, che questa è la sua natura. E chiudo questa cosa che tu dici con una frase un po' un vezzo che noi spesso diciamo, che in realtà se tu ci pensi, proprio hai citato, no? I nostri precedenti film che in qualche modo appartengono, tu li puoi classificare, no? Che poi è una classificazione che più dovrebbero fare più i negozianti, nel senso nel negozio, i film di fantascienza, film dell'orrore, se tu li puoi classificare, i nostri film sono stati classificati, ogni film è classificato in una diversa classificazione, allora ci viene da dire che forse noi siamo in questo momento gli unici registi italiani non di genere. Nel senso, siamo gli unici registi italiani che non si preoccupano del genere quando fanno un film e raccontano una storia senza preoccuparsi. Noi siamo registi di fantascienza, noi siamo registi di orrore, noi siamo registi di polizieschi, noi siamo autori, noi siamo registi di commedia. In qualche modo è come se il resto della fama, ma non c'è una critica, c'è solo un'osservazione, il resto dei registi italiani appartengono a due generi, al genere commedia e al genere film d'autore. Noi invece non ci sentiamo appartenere a nessun genere. Volevo anche dire che questo film, forse rispetto agli altri nostri, ma questo mi sono contento che tu dica che è un film di genere, no? Perché si parlava sempre degli altri film, anche questo, certo. Quindi sono contento che tu lo dica, e quindi noi siamo rimasti gli stessi assolutamente e coerenti nella nostra strada. Questo per l'argomento, forse per qualche cosa in più, è più accessibile, forse è più popolare, no? E quindi questo infatti ha avuto l'interesse di Rai Cinema, che ha prodotto il film, e spero che possa in qualche modo, per noi soprattutto, per la nostra carriera, ma anche magari far arrivare qualcos'altro, insomma, perché si fa vedere che si può fare genere anche nel cinema italiano. No, ma poi veramente ti ringrazio per averci posto in questo momento questa domanda. Voglio dire che non c'è né appartenenza, né classificazione, né ricerca. Spesso ci dico, voi ricercate, avete fatto la fantascienza, voi ricercate sull'oro, c'è solo libertà. Che grazie.